parlare di risparmio, e chi vi parla è un genovese, parlare di risparmio per me è una cosa che mi tocca nel DNA. Per esempio, il risparmio è una cosa che abbiamo dentro, che avevamo dentro tutti, perché si risparmiava per procrastinare la morte. Cioè, risparmiavi perché non si sa mai. Era la base dell'economia del mondo. Gli agricoltori mettevano via il grano per la stagione quando c'erano gli uragani e i casini. Il risparmio è allontanare la morte, cioè risparmi per essere risparmiato. Ora, la condizione oggi del risparmio è incredibile perché siamo in mano a un'associazione a delinquere vera, che sono le banche. Parliamo di mafia, di che cosa parliamo? Parliamo di gente che non ha l'unghia o Torino la ingoiatrica, parla di sistemi, parla di fiscalità, di risparmio assistito. Bene, oggi il risparmio assistito è una delle truffe legalizzate più incredibili che stanno venendo nel nostro paese, molto più della truffa della Parmalat, molto più della truffa dei bond argentini e dell'Acirio. Il risparmio assistito preleva dalle tasche degli italiani somme come 20.000, 30.000, 40.000 miliardi di vecchie lire, quindi 20 miliardi di euro. Tra tutte e tre le catastrofi, Cirio, Parmalat e bond argentini, siamo sugli 11 miliardi di euro. Quindi siamo in mano a questa gente. Allora, io dove vado a prendere le informazioni? Vado da questa persona straordinaria che non è né un economista, né un giornalista prezzolato, né uno che parla di borsa, è un matematico. Uno, 2 più 2, 4,5, perché i matematici hanno sempre qualcosa da metterci in più. Benissimo, ha scritto un libro, Risparmio Assistito, l'ho letto, ho voluto conoscerlo. E quando sono arrivato a Torino per conoscerlo, e quando l'ho visto fisicamente, ho detto, ma è possibile che è ridotto così questo? Invece era proprio ridotto così, e sembrava un birraio della Westfalia. Invece ha scritto un libro, l'ho conosciuto, ho eseguito con i miei risparmi quello che diceva lui e non ho perso niente. Quindi, perché usa il buon senso e usa una cosa che è appunto straordinaria, che oggi il buon senso, che oggi è rivoluzionario. Ecco a voi Beppe Scienza. Il mondo è cambiato, soprattutto sono cambiate le banche in Italia, cioè la banca ha smesso di fare la banca, ha smesso di raccogliere soldi e prestarli, perché si è accorta che l'attività della banca tradizionale, cioè l'attività bancaria, che è del credito, che raccoglie soldi e li presta, è pericolosa per la banca stessa, perché magari li dà a un farabutto, un incapace o qualcuno che non gli restituisce. Allora, le banche hanno scoperto che si guadagnano soldi senza rischiare facendo un'altra cosa che prima non facevano, cioè gestendo quella massa di risparmi che gli italiani hanno messo da parte fondamentalmente nella seconda metà del XX secolo, dal boom economico, dalla fine anni 50 adesso. Hanno scoperto che conviene non fare più la banca, ma fare il gestore, perché sui soldi degli altri si può guadagnare e se si fanno scelte sciagurate, come per esempio il Monte dei Paschi di Siena, che su un fondo è riuscito a perdere più del 100%, se si fanno scelte sciagurate, il danno è sulle spalle dei clienti, non sulle proprie spalle. Da questo viene una conseguenza pratica, che quando uno va in banca perché ha dei soldi da parte o perché vuole mettere da parte qualcosa per la pensione, vale una regola ferrea, è brutale, ma la regola è questa: a qualunque consiglio di investimento, di previdenza della banca o della compagnia di assicurazione o del promotore finanziario, conviene dire regolarmente di no. Conviene dire di no, o perché sono veri e propri bidoni, come nel caso delle obbligazioni Cirio, su cui opportunamente procede la magistratura, oppure perché non sono bidoni. Per esempio, se prendiamo un'obbligazione del San Paolo, 1 gennaio 2004-2007, che rende il 2,7%, questo non è un bidone di per sé, il San Paolo pagherà il 2,7%. Peccato che nello stesso momento un buono del tesoro poliennale, un titolo di Stato, rendeva il 2,9%, cioè rendeva di più, era più sicuro, era più liquido. Per cui un privato, un normale risparmiatore, senza competenze particolari, senza
quasi tempo da dedicare, però con un po' di carattere, può fare molto meglio, facendo le cose più normali, comprando titoli di Stato. Peccato che ci vuole non competenza finanziaria, ma ci vuole carattere. Perché se uno ha sentito che esistono titoli dello Stato italiano, buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione, BTPI, gli sembra una cosa abbastanza buona, anche se ha qualche riserva sul fatto che l'inflazione misurata sia quella vera, ma comunque sono legati all'inflazione, una garanzia in più la danno. Va in banca e vuole comprarli, di regola gli dicono che non ci sono, che non si possono comprare, che sono a rischio. Se uno va in banca e vuole cercare un'obbligazione di infrastrutture, questo è un caso eclatante, e infrastrutture sarebbe la vecchia ANAS, sono obbligazioni indicizzate all'inflazione italiana anziché europea, ancora meglio, la banca gli racconta che sono vietati privati, ed è falso, c'è un esempio di San Paolo, ho citato più volte e mai smentito, gli racconta che sono titoli riservati ai investitori istituzionali, non è vero, gli racconta che si possono comprare soltanto a 100.000 euro alla volta, non è vero, il taglio è 1.000 euro, alla fine quando non sa cosa dirgli gli dice che sono in un elenco di titoli rischiosi che loro non possono vendere ai clienti, non possono dire non vogliono perché vogliono fare altro, cioè vogliono rifilare la mercanzia della ditta. Il risparmio gestito, cioè i fondi comuni, le gestioni patrimoniali in fondi, GPF e anche la previdenza privata in senso lato, sono una industria parassitaria, sono una congerie di prodotti costruiti per raschiare via soldi ai clienti. Coi fondi comuni si ottiene peggio che facendo da soli. I dati sono di questo tipo qua, che sui fondi obbligazionari, quindi alternativi ai titoli del tesoro, ai BTP, ai CCT, ai certificati di credito del tesoro, ai buoni del tesoro pluriennali, ci si rimette qualcosa come l'1,5% all'anno. Nel caso delle azioni italiane ci si rimette qualcosa come il 2,6% all'anno, con delle punte alte. Nel 2004 la borsa italiana ha fatto il 22,1% netto, netto di imposte, i fondi mediamente il 15,6% e circa il 6,5% in meno rispetto a uno che ha preso un po' di titoli a caso mediamente. Su questo è interessante anche il confronto con i grandi crack, ci sono stati tre grandi crack di obbligazioni negli ultimi anni, nel dicembre è saltata l'Argentina, nel 2002 c'è stato il crack della Cirio e nel dicembre 2003 è scoppiato il caso della Parmalat. Ebbene, tutti questi tre crack, queste batoste, serie batoste, cioè io non ne